Sono Ciro Bruno Linardo, sono l'autore di Hashtag Procida Non Deve Morire, un Sahrawi con il mare nel cuore, edito da Edizioni Mea. Ho scelto questa location per parlarvi del mio libro perché è qui che è ambientato il racconto, nella meravigliosa cornice dell'isola più piccola del Golfo di Napoli, ma è anche l'isola più densamente popolata d'Europa, è Procida. Procida è un'isola senza tempo, è un'isola, è un luogo dell'anima per me, e qui ho ambientato la storia che vede come protagonista Giovanni. Un bancario che è stato trasferito sull'isola di Procida e inizialmente non è contento di questo trasferimento perché la filiale del suo istituto di credito era in chiusura a seguito di un piano industriale che prevedeva appunto una riduzione del numero di filiali, per cui Giovanni arriva sull'isola di Procida scontento. E invece, come spesso accade, poi le cose meno belle, quelle fatte meno volentieri, quelle dalle quali non ci si aspetta nulla, sono quegli accadimenti che invece poi cambiano il tuo modo di vedere il mondo. Giovanni qui a Procida incontra per un caso fortuito il giovane Sahrawi Mulai, che è un ragazzo che studia all'Istituto Nautico di Procida, che è lì alle mie spalle, studia per diventare comandante di una nave, perché Mulai vuole coronare i suoi sogni di libertà di questo popolo che vive profugo ed esule nel deserto dell'Ammada, in territorio algerino, in una zona dove non cresce nulla, il deserto dell'inferno. E una popolazione che è l'ultima colonia d'Africa, che, il cui territorio, il Sahara occidentale, è stato conquistato militarmente dal Marocco, per cui oggi i Sahrawi vivono in parte all'interno ancora del Sahara occidentale, privi dei diritti civili, non possono manifestare la loro appartenenza politica e non possono sbandierare il vessillo, la bandiera del loro paese, che è la Repubblica Araba Sahrawi Democratica, che non è riconosciuta dalla maggioranza della comunità internazionale. Una parte dei Sahrawi invece vive nei territori liberati, territori che sono stati liberati a seguito di una guerra durata 16 anni col Marocco e con la Mauritania. E la maggior parte invece dei Sahrawi vive all'interno, diciamo, in questa zona desertica, territorio algerino, e vive in pieno deserto e grazie all'aiuto dell'ONU, quindi vive essenzialmente di aiuti umanitari. Mulai e Giovanni quindi rappresentano due persone completamente diverse, sono due uomini che hanno età differente. Giovanni ha 48 anni, è sposato, ha una vita che lo appaga, sia dal punto di vista personale che professionale. Mulai invece è un ragazzo, non ancora diciottenne, che ha tutta la vita davanti e una serie di ambizioni, di sogni veramente importanti. I due quindi appartengono a fasce d'età diverse, religioni diverse, estrazioni culturali e sociali diverse, ma anziché allontanarsi l'uno dall'altro, vengono incuriositi da questa differenza che appunto li riguarda, e assieme si trovano coinvolti poi nello scoprire quello che è l'assassino che ha sconvolto la tranquillità di questa piccola isola del Mediterraneo, perché ha provato ad uccidere in maniera brutale zia Vittoria, la ricca zia procidana di Mulai.
E questo racconto è anche un progetto solidale, perché il 25% dei miei proventi va a finanziare giovani donne Sahrawi che studiano per diventare insegnanti, perché dovete sapere che i Sahrawi sono la popolazione più alfabetizzata d'Africa. Quindi vi invito a leggere questa storia che sa di mare, questa storia che però ha tra le pagine anche la sabbia del deserto. Quindi io ho provato attraverso questo racconto a creare un ponte culturale tra il Sahara occidentale, il deserto dell'Amada e la piccola isola di Procida, un ponte culturale che travalica montagne, mari, oceani per raggiungere appunto il deserto del Sahara ed unire questi due popoli, procidani e Sahrawi, che sono accomunati dalla semplicità dei valori che esprimono. Buona lettura a tutti voi.